Ciao a tutti, oggi nuovo video di prodotti finiti. Poi la spesa ve la faccio vedere dopo, faccio un altro video. Scusate, ma devo ripostare. Finiti nella nuova scatola, che sarebbe la borsa di Disigual. Un po' l'ho tenuta perché conteneva un mio regalo di compleanno, ma l'ho tenuta così, tipo borsa della spesa, molto fashion. Okay. Luce, non mi abbandonare. Ok, lo sto utilizzando ma non l'ho finito. L'anticellulite oil birch della CN Nature. Non è il primo che compro, ne ho comprati diversi. Mi piace tantissimo, l'unica pecca che trovo a questo prodotto, anche se è low cost, è fantastico, unge troppo la pelle, quindi non si asciuga facilmente e l'odore dopo un po' da fastidio. Però se volete un anticellulite con un buon inci e economico, io ve lo consiglio, lo trovate alla Lidl. Poi ho finito il Bontanova White Drink bianco, latte parzialmente scremato, fermentato. Ah, non lo sapevo, c'era latte. Questo mio papà li trova al Penny Market, comunque sono simili a Actimel. Poi ho finito i succhi di frutta tropicali della Carrefour, infatti ho ricomprato, sono buonissimi, mi piace tantissimo, molto buoni e abbastanza low cost. Poi ho finito i miei biscotti preferiti, sono i misura dolce senza, quelli con lo yogurt, sono buonissimi, hanno rimpiazzato le mie dorate campagnole della Mulino Bianco. Poi ho finito il mio rimedio omeopatico, Ignazia Amara, io la adoro, per i momenti di stress, è fantastica, costa meno, io la trovo a 4,40 euro in farmacia, però andate a vedere, io ve la faccio rivedere, andate a vedere su internet, documentatevi un pochino, comunque molto, molto buona, è un rimedio naturale. Poi ho finito il mio dorato cappuccino, indicato da Mad Carolina in uno dei suoi video, che saluto, solo che io è buonissimo, però non lo posso utilizzare perché c'è cacao e cocco, quindi sarà l'ultima confezione, forse un giorno ci rivedremo, non lo so, però credici. Comunque, poi altro prodotto della misura che non credo di ricomprare più perché è successo con due confezioni, le merendine brioche light erano come se fossero cotte, non erano tutte uniformi, tutte cotte con delle bolle, con i buchi, quindi non credo di ricomprarle più, però mi piacevano molto quelle alla albicocca, purtroppo non ne prenderò più. Altro pacchetto di misura dolce senza, biscotti allo yogurt, molto buoni, ve li consiglio, non costano neanche tanto, io al Carrefour li trovo a 2,39. Poi il mio dorato ammorbidente della Winnis, che io trovo a 1,85 euro, antichità, adesso c'erano anche i cinesi, c'è la Coop, Carrefour, tutti i supermercati. 1,85 è il mio dorato Winnis che mi accompagna da 2 anni, che carino. Poi cotto neve, aloe, vitamina e dischetti quelli di cotone, normale, eccezionale, normali dischetti. Poi un altro
altro white d'ink della Bontà Nova, sempre preso al Penny Market, è veramente low cost. Se vi interessa l'Artimel, tipo Artimel. Ciao Luce. Ho finito l'aloe cryogel ceolite dell'Equilibra, mi è piaciuto molto, lo usavo dopo la doccia oppure anche la sera per fare un bel massaggio, mi è piaciuto molto, adesso ho quello della Cie, magari lo riacquisterò. I prodotti Equilibra corpo mi piacciono molto, quelli viso ho provato solo una salvietta e una maschera, salviette non ho bisogno per niente, non stuccavo niente, invece la maschera è molto buona. Ciao telefono. Poi ho finito i miei amati Carrefour Yogurti assortiti magro al 0,1% di grassi, sono buonissimi, potete comprare anche al fidanzato, quindi tutto a posto. Questi costano intorno ai 3 euro, quindi stiamo parlando. Poi altro prodotto Winnie's che mi accompagna da molto, lo ricompro, lo stracompro, è Winnie's multiuso, quello spruzzino per pulire un po' ovunque, trovato sempre da Tigotà, supermercati, da cinesi, ovunque, e è abbastanza low cost, quindi io ve lo consiglio anche per pulire i vetri, l'ho usato e funziona. Poi fazzoletti della Perla, passo della Perla, perché se mi sentite ho un bel raffreddore, li ho finiti definitivamente. Poi assorbenti linee seta ultra, come ogni ragazza una volta al mese servono questi e si finiscono. Io prendo questi perché mi trovo benissimo, quelli con la confezione viola. Poi li ho quasi finiti, è un amore odio, sarebbe le ricariche del Wilkinson's World Intuition Dry Skin, sarebbe questo qua. Vi vendono anche le ricariche, io ho comprato le ricariche, però il rasoio è perfetto, il sapone mi irrita terribilmente la pelle che mi crude tantissimo, quindi finirò quello e non lo ricomperò più. Però se non avete problemi di pelle, se non avete pelle sensibile, ve lo consiglio perché è buonissimo, io l'ho trovato lì per sopra. Poi il mio adorato acquolina profumo corpo zucchero a velo, mi ricordo che mio fratello da ragazzo era innamorato del bagnoschiuma, di questo erano tutti innamorati, c'avevo anche le mie compagne di casa tutte innamorate del bagnoschiuma zucchero a velo, ti lascia un profumo, va bene, provo anche con la crema, non rimaneva niente, io stavo troppo male. Invece questo è buonissimo, io l'ho trovato sempre lì per shop, c'era anche un periodo che lo mettevano in sconto ed è buonissimo, comprato quello blu, lo zucchero a velo. Io ho finito questo e ho finito quello alla vaniglia, adesso c'ho quello al cocco. Colina, bei tempi. Poi ho finito altre due Ignazia Mare perché ho fatto un trattamento di 3 settimane, quasi un mese, e mi sono abbastanza ripresa. Poi ho finito il L'Oreal Le Manicure Remover, mi è abbastanza piaciuto anche se ha un prezzo abbastanza elevato, però fa bene il suo lavoro, quindi è un rimuovi smalto molto valido. Poi ho finito pile del cinese, quelle della Aigo Star e della Power Pack, alcune sono buone, alcune sono buone. Gli ultimi 3 prodotti sono tutti e 3 della Colina come la crema, il gel corpo. Ho finito
shampoo e balsamo idratante che io ho sempre trovato da Ipersop. Sì, io ero indecisa se prendere questi o quelli della Omia, però questi erano, c'avevano più prodotto e li ho acquistati. Mi sono piaciuti, però non lo so se è il potere loro idratante che mi irrita un po' la cute grassa, non lo so, però sono veramente buoni, quindi non so se ricomprarli, però sono validi, mi piacciono tanto. Li ho presi un po' rischiando, però mi sono piaciuti. Mi è piaciuta moltissimo anche la loro crema mani. Sì, avevo fatto proprio gambe leggere gel, il gel anticellulite, crema mani, shampoo e balsamo, la maschera viso. A me ha fatto... però li sto finendo. Vedete che non ce n'è più. È bella perché ti idrata le mani, si asciuga, non rimane appiccicosa. E niente, questo era tutto il contenuto. Quindi, ascoltatemi. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con equilibrio. No, scherzo, fate quello che volete, commentate con quello che volete. Lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, sennò questo canale andrà alla deriva. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!